Serata dedicata alla beneficenza, questa sera all'Odissea Beach. Protagoniste l'associazione Dispari Ollus, l'inizio di una bella collaborazione con i Lions e con la FIDAPA. Soddisfatti il presidente Antonella Liberti? Sì, effettivamente molto soddisfatti dalla serata, che si sta dimostrando una serata veramente riuscita. Vedo una grande partecipazione di gente e soprattutto anche delle famiglie dell'associazione Dispari, e infatti ringrazio tutte le persone che sono intervenute e soprattutto i genitori dei bambini con problemi. Per quanto riguarda l'associazione FIDAPA, vorrei ringraziare in prima persona Antonella Memone, la presidente, perché ha organizzato questo evento in favore dell'associazione Dispari. Ne parlavamo già da tanto tempo e siamo veramente contenti e soddisfatti dell'organizzazione della serata, perché so che ha richiesto molto tempo ad Antonella e alle altre ragazze della FIDAPA. Spesso, scusa se ti interrompo, spesso vi siete trovati soli ad affrontare tanti problemi. Questa nuova solidarietà, questo spirito, insomma, che sembra crescere anche di volontariato in paese, vi fa ben sperare per il futuro? Sì, effettivamente invito Rosa ad avvicinarsi a noi, anche se lei non vuole, perché lei sa che io odio parlare davanti alle telecamere, come supporto morale, perché siamo fra quelli che abbiamo fondato l'associazione, fra quelli che l'abbiamo voluta fortemente dall'inizio. E quindi stavamo dicendo della, insomma, questo nuovo spirito, questa aria, insomma, spesso vi trovate ad affrontare problemi che magari sono più grossi di voi, quindi questo vi dà coraggio, Rosa Pasquale? Sì, insieme, uniti, andiamo avanti, perché se no nella nostra riviera non c'è proprio niente. Tra di noi intanto ci confortiamo come famiglia e poi ci confrontiamo anche con le nostre idee, che sono importanti. Soprattutto vorrei precisare una cosa molto importante, che noi ci capiamo perché parliamo della stessa lingua. Parliamo della stessa lingua che magari al di fuori spesso non... Bisogna parlarne sempre di più, se mi permettete, quindi, perché molta gente magari non conosce, vivendo la routine della quotidianità, non vive, non capisce quelli che sono i problemi. Sicuramente le sensibilità possono crescere in questo senso. Questa sera, parlando con i protagonisti, abbiamo raccolto due notizie: una che riguarda il finanziamento del pulmino per i disabili e l'altro questo nuovo progetto. Tu che, ecco, cosa ne pensi? Io sono ovviamente favorevole a tutti e due i progetti. Il progetto del pulmino, già il sindaco ce l'aveva anticipato, e anche per quanto riguarda il centro di riabilitazione già da diverso tempo. Sono veramente soddisfatta che finalmente le cose comincino a funzionare e prendano la strada giusta. Sono soddisfatta già dallo scorso settembre, e voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ha fatto iniziare tutti i servizi per la scuola, compresi quelli ai disabili, già dal primo giorno di scuola, e questa è stata per noi una conquista e una grande soddisfazione. E sono veramente contenta che si stia cominciando a parlare di questo centro di riabilitazione, perché non tutti sanno che i nostri figli fanno riabilitazione in un centro veramente inadeguato, ma molto al di sotto delle possibilità di un centro di riabilitazione. Quindi speriamo vivamente, ci auguriamo vivamente che questa strada venga perseguita fino in fondo, sia da parte dell'amministrazione sia da parte dell'ASP, e sicuramente noi gli staremo addosso come associazione, sia all'ASP sia all'amministrazione comunale, per fare finalmente un centro di riabilitazione come si deve qua a Santa Teresa. Ok, grazie e complimenti per la forza che ci mettete nelle vostre battaglie. Grazie mille. Grazie a voi.